Lucy è una appassionata di cose belle e finalmente ha realizzato un sogno nel cassetto aprendo un negozio vintage con marchi blasonati, e quindi soddisfatta della scelta che ha fatto e ripagata per l'impegno che dedica all'attività. L'attività in questo locale è al Civico 70 e dal 2017, nel mese di giugno. Ad Atelier 45 troviamo il vintage nell'abbigliamento, troviamo antiquariato, troviamo gioielleria, troviamo bigiotteria, troviamo un po' di tutto, e quindi diciamo che abbiamo sia il vintage second hand, come si suol dire, ma anche del vintage nuovo ma indossato, perché diciamo la ricerca è talmente dedicata a questa attività che diciamo non mi mette paura né girare per tutta l'Italia a trovare capi iconici. Beh, la moda è tutto, la moda è niente. A me piace poter avere a disposizione capi di qualità, capi di buon gusto, capi eleganti, e quindi la moda fa parte di questo. Non deve essere obbligatoriamente il va di moda, deve essere la moda il capobello. Essere elegante vuol dire indossare obbligatoriamente il capo del blasone, ma essere eleganti vuol dire avere del buon gusto, riuscire ad abbinare i capi, abbinare scarpe, accessori. Penso di avere dei capi molto molto belli e capi interessantissimi. La riprova è che anche su a Milano, quando vado una volta al mese, ho un gran successo e ho delle clienti che ormai vengono a trovarmi al mercatone dell'antiquariato e del vintage che si svolge ai Navigli. Tutti i capi che ho, e gli oggetti, parliamo di, perché non sono solo abbigliamento ma c'è pelletteria, c'è un tutto, i capi sono tutti autentici al 1000%, quindi non c'è il cosiddetto capo l'imitazione, non c'è il tarocco. La qualità dei capi di qualche anno fa, di qualsiasi azienda si parli, hanno una qualità superiore. E poi il piacere di far rivivere dei capi che sono stati dimenticati nei guardaroba.